certe mattine capita di svegliarti con in mente delle idee un po' bizzarre. Quasi quasi mi lancio da un aereo. Aspetta un attimo. Ma devo andare a scuola. No! Lo zaino! 6 and a half hours later. Ecco, siamo a scuola. Finalmente è finita la lezione. Adesso siamo pronti per andare via. Buongiorno a tutte belle e brutti ragazzi! Ciao! Ciao! Come Ciao. Ti chiami? Stefano! Ciao Stefano! Eleonora! Ma vi vedo imbragati e vestiti in un certo modo, mi raccontate cosa state facendo? Stiamo per saltare da 4300 metri. Ostia cane! Anche te? Come lui! Ragazzi, sono matti, siete pronti? Oh, sapete che saliamo 4 km d'altezza, eh? Siete pronti? Sì! Eppa, avanti 5! Avanti 5! Thank you.
Guarda che arriva là! Ma com'è lanciarsi da un aereo? Ciao a tutti ragazzi, adesso ci troviamo in mezzo alla foresta, che in verità sarebbe la mia camera. Comunque, questa esperienza è così sconvolgente che non è facile da descrivere con le parole, ma ci proverò lo stesso. Come ci si sente prima del lancio? Prima del salto. Guardate. Quando vedi le persone prima di te lanciarsi, è il momento più orribile di tutta la tua vita. Ti mette addosso più agitazione questo che il lancio stesso. È più o meno come assistere ad un incidente stradale. Tu con curiosità cerchi sulla strada l'eventuale cadavere, ma allo stesso tempo non lo puoi vedere. Esattamente la stessa cosa quando vedi lanciarsi gli altri prima di te. Come ci si sente durante il lancio? Quando sei seduto sul bordo dell'aereo, con davanti a te l'infinito praticamente, l'unica cosa che pensi è... Ma che, son scemo? Durante il lancio le uniche cose che pensi sono... Questa non è una cosa normale. Questa non è una cosa normale. Quando si apre il paracadute pensi... Come ci si sente dopo il lancio? Sei sconvolto. Per tutto il resto della giornata non parli e non ti comporti normalmente. I miei pensavano addirittura che fossi ubriaco. Dopo il lancio, hai voglia di rifarlo? Assolutamente sì. Quanto coraggio ci vuole per farlo? Ci vuole tanto coraggio, ma soprattutto tanta volontà. Prima del lancio, ti devi assicurare che la tua volontà prevarrà sulla paura e che avrai le palle per farlo, anche se sei una femmina. Cari amici, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, per favore, spolliciate e magari lasciate anche qualche commento. E se vi iscrivete sul mio canale cliccando sulla mia testa, vi sarò molto grato. Finisco lasciandovi un messaggio. Non esitate mai a realizzare i vostri sogni. Non importa quanto siano difficili da raggiungere, perché le vostre soddisfazioni dureranno tutta la vita.